il Megalodonte, il re dei mari preistorici. Ciao a tutti! Oggi ci immergeremo nelle profondità degli oceani antichi, in un'epoca dominata dai giganti dei mari. Scopriremo il Megalodonte, o Megalodon, il più grande squalo mai vissuto nei nostri oceani. Questo squalo preistorico è vissuto tra i 28 e 3,6 milioni di anni fa, negli oceani di diverse parti del mondo, dai tropici alle fredde acque dell'Artico. Il Megalodonte, probabilmente, era simile all'odierno squalo bianco, ma molto, molto più grande. Immaginatevi uno squalo lungo più di un autobus. Gli scienziati sostengono che misurasse almeno 14 metri e pesasse anche 40 tonnellate. Essendo uno squalo gigantesco, enormi erano anche i suoi denti, tanto che, da questa caratteristica deriva il suo nome, Grande Dente. I suoi denti erano a forma di triangolo, con una punta smussata e bordi seghettati, ed arrivavano a misurare anche 20 cm. Denti che per forma ricordano quelli dello squalo bianco, ma grandi anche 3 volte tanto. Cosa succedeva, invece, quando il Megalodonte perdeva un dente? Bene, un altro spuntava al suo posto, garantendo che avesse sempre un set completo di denti affilati. Oltre ai suoi denti, sono state ritrovate anche le sue impressionanti mascelle. Grazie a queste e ai suoi poderosi muscoli, il Megalodonte aveva un morso incredibilmente forte. Alcuni scienziati credono che sia il morso più potente mai esistito in natura, fra tutti gli esseri viventi del nostro pianeta. Per immaginare la forza di questo morso, considerate che potrebbe schiacciare un'auto medio piccola. E che sia 3 volte più potente del morso di un T-Rex adulto. Nonostante le sue enormi dimensioni, il Megalodonte era anche incredibilmente veloce. Poteva raggiungere la velocità di 1,4 metri al secondo, un'abilità che lo rendeva un predatore temibile e letale. Con dimensioni così imponenti, una velocità sorprendente ed un morso potentissimo. Il Megalodonte era in cima alla catena alimentare degli abissi preistorici. Mangiava principalmente balene, calamari giganti e altri grandi mammiferi marini, che altri predatori acquatici non potevano cacciare, perché non avevano denti e mascelle così forti. Ma come viveva il Megalodonte? Gli scienziati ritengono che preferisse le acque calde e costiere, dove abbondavano le prede, ma poteva adattarsi anche ad altre latitudini e temperature. Il Megalodonte costruiva la sua tana in luoghi simili a quelli degli squali moderni, come le baie, i fiumi e i canali costieri. Nonostante le sue dimensioni, il Megalodonte era molto adattabile. Poteva sopravvivere in diversi ambienti marini, percorreva lunghe distanze e poteva stare senza mangiare anche molto a lungo. Ma cosa è successo al Megalodonte? Come mai circa 3,6 milioni di anni fa si estinse? Molte teorie circolano al riguardo. Alcuni scienziati pensano che sia stato a causa dei cambiamenti climatici. Altri ritengono che sia stato superato da squali più piccoli e agili, come lo squalo bianco. Ed altri ancora credono che la diminuzione delle balene e la mancanza di cibo sia stata la principale causa, anche perché lui doveva mangiare una quantità di cibo impressionante. Ma nonostante la sua estinzione, il Megalodonte continua a vivere nella nostra immaginazione. È diventato una figura popolare nei film e nei libri. Non sappiamo se ci siano altre creature come il Megalodonte nascoste nei profondi abissi degli oceani. Ma continuiamo a sognare e ad esplorare. Speriamo che vi siate divertiti a scoprire il Megalodonte. Grazie per aver guardato il nostro video. Un saluto da Pippo e Tommy.